Terracciano, 7. Buona la prima, viene da dire in questi casi. Gli occhi di tutti erano puntati su di lui che, nonostante l'improvviso salto di ben 3 categorie, fa ricredere i più scettici. Bene, così. Bellucci, 6 e mezzo. Peccato per il calo alla ripresa. Lì sulla destra fa una gran partita, spinge poco ma si adatta ad un ruolo diverso dal solito. Le Grottaglie, 7. Davvero perfetto nel suo ruolo. Colpisce anche un palo che gli nega la gioia del gol. Peccato per quel giallo ingenuo che gli costerà la partita di Trieste. Spolli, 6 e mezzo. Non soffre più di tanto gli orobici se non per qualche accelerazione di Morales. Nel complesso riesce a farsi perdonare per lo scivolone di Verona. Marchese, 6 e mezzo. Non dà tregua a Schelotto, copre bene e riparte. Buona prestazione. Viaggianti, 6. Una sufficienza che vuole premiare l'impegno messo in campo. Il rientro è stato forzato dalle assenze, ma lui non si è fatto trovare impreparato. Lodi, 6. Senza il supporto di Izco e Almiron perde certamente qualcosa, ma alla fine riesce a ritrovare il bandolo della matassa, garantendo lucidità a centrocampo. Seymour, 7. Mette a segno il gol del 2-0, il primo in maglia rossazzurra. Per il resto si mostra sempre all'altezza del compito assegnatogli. Lanzafame, 5 e mezzo. Probabilmente troppo nervoso, gioca una partita piuttosto anonima, condita da qualche evitabile errore. Berghessio, 6. Le occasioni sprecate ormai non si contano più, ma lui riesce a sopperire spendendosi in campo come pochi. Un vero peccato, la freddezza è la prima dote di un attaccante. Gomez, 7. Un eurogol da 30 metri che illumina quasi inaspettatamente una partita piuttosto apatica, meno brillante alla ripresa. Montella, 8. Che sapesse fare di necessità virtù lo sapevamo già, ma riuscire a mettere su in 4-4-8 una formazione in grado di spegnere l'Atalanta non è cosa da poco. Ha anche il merito di credere in Terracciano e di farlo esordire, come chiedergli di più. Allora, a Montella lo possiamo dare un 8. È chiaro che la partita di sabato non è una gran partita, il Catania ha vissuto sicuramente momenti migliori in campo, quindi inutile poi negarlo, però dico 8 a Montella. Io personalmente l'ho dato perché alla luce di quello che aveva a disposizione, ma ho dovuto fare i conti con gli infortuni di Izco e Barrientos in un pomeriggio, sì, praticamente alla vigilia, il giovedì, quindi ha dovuto fare a meno di questi due giocatori, assenze importantissime, a partire da quella di Carrizo in porta, quella di Motta in difesa e poi quella di Barrientos, già l'abbiamo detto, di Almiron, ecco. No, ma hai detto bene, è più difficile riuscire a vincere una partita come quella contro l'Atalanta senza tante pedine importanti piuttosto che fare un gioco sfavillante quando hai tutti i titolari a disposizione. La bravura dell'allenatore forse in realtà è proprio questa, riuscire, come ha fatto contro l'Atalanta, a mettere in piedi una squadra in grado di non far rimpiangere gli assenti. Poi non è la prima volta che Montella riesce a chiedere tra virgolette un sacrificio a un giocatore, perché Biagianti ha giocato, l'ha detto lo stesso Montella, per necessità gli è stato chiesto di stringere i denti, sì, come ricordo, esatto, avvenne con le Grottaglie a Novara la prima volta che le Grottaglie giocò, quindi vuol dire anche che Montella è bravo nel riuscire ad instaurare il rapporto con i calciatori, perché sappiamo bene che a volte il calciatore, dargli le giuste motivazioni, il calciatore è il primo che tende a preservarsi quando non c'è la necessità di scendere in campo, si è un po' egoisti a volte. Se l'allenatore invece è bravo a coinvolgere, a fare sentire tutti parte integrante del progetto, è più facile poi portare a casa i risultati, e Montella in questo è bravissimo secondo me, anche perché poi in quel caso non hai tanto da perdere. Certo, hai da perdere 3 punti in palio in casa, questo è chiaro, però sai che gli altri, hai in qualche modo l'attenuante di non avere l'undici titolare. Fabrizio, Montella bravo a, sì, fare di necessità virtù, 8 non solo per la partita ma anche per la stagione, quindi diciamo un voto complessivo, sì, diciamo che uno dei migliori allenatori che abbiamo avuto a Catania, se non il migliore. Ma secondo te, proprio detto tra noi, sì, ma resta o se ne va? Resta. Tu che dici? Penso di sì e speriamo soprattutto di sì. Resta. Insomma. Sensazione, eh? Vediamo, sì, è sensazione. Ormai comunque siamo rimasti scottati dalle annate precedenti, quindi è arrivato questo momento del campionato, restano sempre tutti, però poi se ne vanno, quindi non lo sappiamo. Questo cambio sul piano del suo aspetto dirigenziale potrebbe incidere, noi non sappiamo ovviamente che tipo di accordi c'erano, con chi Montella è legato, più che se più con Pulvirenti più con la Monaco, non sappiamo chi l'ha voluto in realtà, perché questa cosa non è mai venuta fuori. Il presidente questo l'ha detto quando hanno presentato Montella, sì, abbiamo voluto fortemente tutte e due, la prima volta in cui sia io che il direttore siamo d'accordo nella scelta
scelta di un allenatore. È chiaro che quando arriva qualche sirena per gli allenatori non è facilissimo resistere, però magari Montella ha già avuto le soddisfazioni di provare già da allenatore anche la Champions League, forse non ha quella voglia immediata di cambiare aria, questo potrebbe incidere sulla sua decisione. E vedremo, vedremo. Va bene, il momento più atteso della trasmissione, le pagelle dei cugini, le andiamo subito a sentire senza perdere altro tempo e poi le commentiamo, Fabrizio, le commenterai tu, va bene? Andiamo. E diremo chi fa sto Catania in Serie A, sono tutti catanesi, va a sognare. Terracciano, 7. Un caro si duce, auto sicuro, tranquillo, nesce quando c'è di nescere, su non c'è di nescere, se sta a casa. Tiro solo Ciaruao e fice una bella parata. Apposta a peggio. Bellusci, 6,5. Io cattezzino e non si passa. Una calata na fa, cacetto, con da specie le fa dai che cava a posto repero una ghirienno. Una volta si sbindolava all'attacco e pigiamo bello con ciupere. Mastino! Le grottaglie, 7. Non solo non fa passare a nudo, spatti picchia o palo. Non solo anticipa, spatti a stoppa di petto e patti. Auccio che è elegante, ha visto a giocare che ha cravatta. Si fa morire e sa la prossima partita. A così c'è sicuro con Cio Palermo. Spetto! Spolli, 6,5. L'unico che mi preoccupa è da specie di gnomo di Maxi Morales. A prima cerca di scacciarlo qua giù nella uso muschietta, a poi ho visto uso che era una bratta, fatto stacca, non dici niente. Gigante! Marchese, 6. Sa fa tutta partita curenna appresso a schiallotto. Chi dove è ingavato, già a metà secondo tempo era accavandaciata. Quando c'ha si ribocchi sa ricopicchia. Tanto io da occhio cadere, pareva una 500 scassata. Dirigente. Lodi, 6,5. Con viaggiante e semo d'attaglio si viste perso. Decetta passaggi, lancia, passa, grossa, toccaci 100 palloni. Occhio capillo. Viaggianti, 6. Fa un lavoro oscuro, ma così oscuro che non si viste, non si capiva che stava combinando. Ci ha passato occhio assai a chiedi che sono compagni. Fa filtro a cencio gambe, chi è sta? Nie no. Seymour, 7. Assist PB Gesson do primo tempo, gol no, secondo tempo. Lotta cura e assicura tutti i pari. Cane bracco. Lanzafame, 5. Io che rimi 10 minuti e poi s'astuta. Non fan di rombotta. Autostop da 126, l'unico che so passato in velocità fu uno ca macchina quando si ritornava a casa. Scialonato. Papu Gomez, 7,5. Fici moscio il gol. Ci abbiamo un sufunetto che ancora consiglio sta ciccando. Bimbilo non ce ne esce, l'assist d'oro a 0. O pigila! Beggessio, 6,5. Non signa manga ammazzato. Però è ingarammato. Do secondo gol se mai a Magaro Puttere ce lo ha la palla. Armale! Catellani, 6,5. Ciasi è da un minuto e faccio assai richiedo che fece l'anzafame da tutta partita. Cioè, si procura una punizione. Do secondo gol, Sammucco solito un gol davanti a Puttere e poi fa l'assist. Tosto. Sciama, 7. Ciasi, non tocca un pallone e facemolo a 0. Partita perfetta, non ci arriva una palla e non combina danno. Sembra così, sciama. Ricchiudi, senza vuoto. Non tocca un pallone, ma non picchia in me c'è un accendino. Ma picchi in appo tempo di fare ci passi che la partita finito. Mondella, 7. A formazione fecero Iddo, un dottore e un filmere. Bravo a far giocare Terracciano, bello puttere pare. Magari che ne mancavano 5 giocatori, appo mi soliti 6-7 occasioni e chi difficile non dire un botta. Avanti Vincenzo che ancora ci crediamo! Va bene Fabrizio, hai qualcosa da obiettare, qualcosa con cui non sei d'accordo? No, no.
Valentina, bellissime, simpaticissime, diciamo che sono soprattutto azzeccate. Su Catania Una Fede noi queste le mettiamo anche. Sì. E diciamo che i commenti dei tifosi sono bellissimi, bellissimi. Alto numero di visualizzazioni anche. Sì, sì, sono diciamo tra le più alte a livello di visualizzazione, questa clip è quella che piace un po' di più. Sì, della... perché è sicuramente qualcosa di nuovo che non si vede infatti, in giro. Quindi complimenti poi... anche per la scena. Insomma, saranno contenti i cugini perché loro ci seguono sempre con grande affetto. Li salutiamo e ci fermiamo.